Livio Forma, il Parma ha cambiato l'allenatore ed è tornato alla vittoria. Quanti meriti della nuova guida tecnica a tuo avviso? Ma io ho intervistato Donadoni, lui è stato molto onesto, del resto è un ragazzo molto serio, ho detto ho trovato una squadra che era stata ben allenata da Colomba, quindi insomma io ho aggiustato solo qualcosa, quindi ha riconosciuto anche i meriti dell'allenatore precedente. Per quanto riguarda la partita, se vuoi un mio giudizio, fino al gol del 3-1 il pari era il risultato più giusto, perché il Siena è una squadra che finora ha raccolto molto meno di quanto meritasse, però il Parma è stato molto molto cinico nei rapidi rovesciamenti di fronte, quindi alla fine ci può stare anche la vittoria. E il 3-1 mi sembra un risultato un po' pesante per il Siena, ma va valutata la prestazione dei giocatori in maglia crociata, perché soprattutto a me è piaciuto molto, ma non è la novità, Giovinco ha fatto un assist al bacio, ha fatto un gol su un altro assist al bacio da parte di Palladino, sono stati cinici, nel calcio chi segna ha sempre ragione, però il Siena non ha demeritato. Ecco, abbiamo proprio rimarcato durante la conferenza stampa questo aspetto nuovo del Parma, Parma cinico, perché diciamo che precedentemente in questa stagione lo è stato un po' meno. Sì, poi io non so, avevo letto anche che probabilmente Colombo aveva un po' perso la guida della squadra, questo non lo so, insomma. Ma, sì. Colombo tra l'altro è un allenatore che stimo moltissimo, ma certo. Più che da allenatore lo stimo come uomo, una persona molto per bene, educata ed intelligente. Del resto come un galantuomo anche Donadoni da questo punto di vista. Sì, ma sai, nel calcio i galantuomi contano veramente poco. Nel calcio l'allenatore che vince è uno scienziato, quello che perde è un C, puntini sospensivi. Esatto, come si diceva nel vecchio film. E l'anno scorso a Colombo era successo di essere appunto il genio e quest'anno invece è passato un po' per il C della situazione. Sì, perché nel calcio contano solo i risultati, insomma. Ad esempio, tornando alla partita di oggi, certo. 3-1 è un risultato pesante per il Siena. Certo. Anche perché ci eravamo lasciati qui al Tardini con dei pareggi, una serie di pareggi per 3-3, anche quest'oggi poteva finire tranquillamente 2-2. No, comunque il Parma ha realizzato degli ottimi gol, belle azioni, spettacolari, in contropiede, essenziali, assist al bacio, come si dice in gergo, e quindi successo alla fine è anche meritato, voglio dire, ma il Siena va a casa un po' con le prime nel sacco. Grazie mille.